Salve a tutti e bentornati nel mio canale. Come ogni sabato faccio un video dedicato al blog che proprio sabato esce sul quotidiano online Tag Medicina, con cui collaboro ormai da tempo e ho il privilegio e l'onore di partecipare settimanalmente come specialista andrologo e urologo. Il blog di oggi ha un titolo che può sembrare scontatissimo e ormai ben conosciuto: Le terapie, le cure per la disfunzione erettile. In effetti vuole mettere un punto, un piccolo riassunto, perché oggigiorno in maniera frammentata riceviamo notizie su quelle che sono le novità, i nuovi trattamenti, terapie futuristiche o quantomeno. Cerchiamo allora di ordinare un po' quello che è l'approccio terapeutico nel paziente con disfunzione erettile. Premetto, è chiaro che io elimino in questo brevissimo video tutto ciò che è la cura della componente psicogena, emozionale, che molto partecipa alla disfunzione erettile e che vede chiaramente un approccio andrologico, ma anche sicuramente con un supporto del sessuologo clinico per permettere di rimuovere quelle componenti emotive ansiogene a causa della, che sono poi causa della disfunzione erettile. La terapia, quindi medica e fisica, prescindendo da quello che sono i percorsi di natura diagnostica, per tutta la componente metabolica a cui dedicherò poi i prossimi video, essenzialmente si vede talvolta con un approccio anche di tipo nutraceutico. Esistono oggigiorno integratori, liberatori di ossido nitrico e tonico-adattogeni che possono dare quel piccolo aiuto nel paziente affetto da disfunzione erettile lievissima, al quale basta veramente un piccolo supporto, come mettere un po' una rotellina alla bicicletta per recuperare quella che è una buona performance erettile. Quindi consideriamo tutto un mondo nutraceutico importante che può essere già esso stesso curativo o talvolta magari di supporto alla terapia farmacologica. La terapia farmacologica la conosciamo benissimo, si tratta degli inibitori delle 5-fosfodiesterasi, nati nel 1998. Il Viagra ne fu rappresentante, ma nacquero poi tantissimi farmaci. Oggigiorno esistono farmaci on demand, quindi da usare al bisogno, come farmaci ad esempio il Tadalafil, usati spesso in terapia continuativa, quotidiana, cronica, che permettono talvolta di ottenere degli ottimi risultati nel paziente che abbia chiaramente più che altro una componente di tipo vascolare. Quando i farmaci per bocca non funzionano, di solito lo step successivo è l'utilizzo di molecole che abbiano un'azione locale, quindi le iniezioni intracavernose di Caverject o l'uso enduretrale, una cremina di Vitaros. Si attiva un secondo meccanismo diverso da quello attivato dai farmaci orali che permette un'erezione con, posso dire, un'azione più diretta locale e spesso più forte di quella che è l'azione dei farmaci per bocca. Mi avete visto un po' titubante perché oggigiorno, un tempo, se non funzionavano queste terapie locali, c'era il salto direttamente al consiglio di inserire una protesi peniena. Oggigiorno si è aperta una finestra importante di terapie fisiche, le onde d'urto a bassa intensità che permettono di liberare fattori di crescita e rigenerare, rivascolarizzare i corpi cavernosi, rendendo il paziente, non voglio dire sempre del tutto guarito, ma sicuramente più rispondente ai farmaci a cui più non rispondeva, quindi ripermette di adeguarsi al trattamento farmacologico per bocca. Mi avete visto titubante perché oggigiorno l'onda d'urto può essere consigliata in prima linea. Paziente con disfunzione erettile, possiamo consigliargli l'uso del farmaco e poi il trattamento con le onde d'urto. Come anche i fattori di crescita interessantissimi, sono molecole, il nome stesso lo dice, che estrapoliamo dalle piastrine attivate, quindi un prelievo di sangue, centrifugazione, raccolta delle piastrine che vengono attivate e vengono poi rinoculate nei corpi cavernosi. Deriva questo uso dalla medicina estetica, dall'ortopedia, quindi è ben codificata da anni, permette proprio una rigenerazione, una rivascolarizzazione dei corpi cavernosi. Quindi spesso con un netto miglioramento di quelle che sono le prestazioni erettili dei nostri corpi cavernosi, e quindi sta diventando una terapia sempre più proponibile e affascinante. Come anche lo sono, ed è chiaro, l'uso addirittura delle cellule staminali, cioè inseriamo nei corpi cavernosi cellule in grado di attivarsi, di moltiplicarsi e ricostruire il tessuto dei corpi cavernosi.
Quindi diamo spazio a queste finestre di terapia fisica che stanno nascendo, sono sempre più utilizzate, quindi a breve avremo anche un follow-up concreto e obiettivo di quella che è poi la loro validità, anche perché, devo essere onesto, queste terapie fisiche chiaramente spesso sono a chiaramente non dovrebbe essere, sono a carico del paziente, che affronta quindi una spesa a cui deve corrispondere una risposta clinica. In ultimo, in tutte quelle condizioni dove non c'è risposta a tutto ciò che abbiamo detto o nelle condizioni in cui già è abbastanza chiaro una ridottissima assente risposta nei gravi pazienti vascolari, nel paziente operato per tumori del retto o della prostata, l'uso della protesi peniena. Oggigiorno ma veramente micro accessi chirurgici permettono di inserire nell'arco di 15-20 minuti in mani esperte, chiaramente in mani super esperte. Protesi idrauliche tricomponenti che permettono veramente di riprendere la propria attività erettile, penetrativa, e assicurandoci quindi tantissimi altri anni di soddisfazione personale e di coppia. Sto per salutarvi, non ho parlato di quello che è il mio argomento preferito, la terapia ormonale, specialmente nel paziente ipogonadico, quindi con basso testosterone o ai limiti, ma siccome è argomento di video che spesso faccio, non volevo dilungarmi eccessivamente. Quindi oggi abbiamo fatto una breve carrellata di quelli che sono i trattamenti farmacologici della disfunzione erettile. Articolo che trovate sul quotidiano online Tag Medicina. Con questo vi saluto, auguro a tutti un buon fine settimana e ci vediamo al prossimo video.